prima gli ha fatto sognare e poi ha chiuso all'improvviso con il comunicato falso del lago della duchessa, dimostrandogli che a loro non serviva niente, non gli interessava Moro vivo. E poi anche con la scoperta del covo di via Gradoli, che voleva dire sappiamo tutto di voi, la scoperta di quel covo contestualmente al comunicato falso del lago della duchessa, parlava un linguaggio chiaro, fate presto, ammazzatelo, e così è andata. Io ricordo il comunicato immediato che ci fu dopo quello falso, il comunicato numero 7 autentico, e in quel comunicato autentico si diceva che avevano 48 ore di tempo per decidere di trattare oppure, cioè la liberazione di prigionieri politici, o altrimenti avrebbero ucciso Moro. Evidentemente non è successo niente dopo, hanno fatto il comunicato chiedendo lo scambio con 13, che voleva dire creare le condizioni. E Piceni dice, io avevo paura che loro si accorgessero dell'errore che stavano commettendo. Se loro avessero liberato Moro, il mio piano sarebbe crollato. Io avevo timore che loro capissero. Mi è andata bene. Lo hanno ucciso rendendo un servizio. Un servizio a lui, naturalmente, perché si era proposto questo. Purtroppo ci sono dei documenti anche in questo. C'è un documento di discussione a livello del comitato di crisi in cui Piceni propone questa strategia. Propone prima di ritornarcene in America, perché lui parte prima del comunicato falso, decidono di fare il comunicato falso il giorno 18 aprile e lui il 17 se ne va. Ecco, e riesce ormai ha la garanzia quando se ne va che le cose andranno per quel verso. E vanno così. Lui realizza i suoi tre obiettivi. Dice di aver recuperato le carte, ma i brigatisti potevano avere fotocopie. Ecco perché c'è l'incarico dalla Chiesa e dalla Chiesa fa Piazza Pulita. Prima via Montenevoso, poi in via Fracchia vengono uccisi 4 brigatisti. Lì viene scritto da parte di un giornalista, Caprara, che erano state trovate 50 pagine scritte minutamente da Aldo Moro. Poi nel carcere di Cuneo, anche lì sappiamo, ecco, comunque gli originali non sono venuti fuori, non è venuto fuori il materiale completo, sappiamo soltanto che il memoriale non è completo. Anche chi ha approfondito gli studi, come ha fatto Gotor, parla di urmemoriale, un memoriale oltre, che noi non conosciamo, quello completo, non lo conosciamo. Questa commissione dovrebbe muoversi in queste direzioni, ma credo che il passato prema sulle spalle dei responsabili di questa commissione per mantenere le cose nell'ambito del patto di omertà. Ecco, questa è la mia conclusione.